Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere qui insieme a noi questa sera. Mi metto qua perché noi abbiamo inteso organizzare questi auguri da un po' di anni a questa parte, perché è bello darci gli auguri e guardarci in faccia. Stare dietro dall'altra parte del tavolo mi sembra stare molto, ma molto lontano da voi, quindi preferisco stare qua in piedi anche per la vicinanza. Naturalmente noi, come dicevo prima, ogni anno organizziamo questo incontro per fare gli auguri alla cittadinanza, ma soprattutto per dare un piccolo riconoscimento a tutti quei cittadini che mettono a disposizione il loro saper fare, a disposizione della comunità. Io dico della comunità perché non è a disposizione del sindaco, ma quando un'amministrazione, quando un cittadino fa qualcosa per il comune, sicuramente chi ne trae il risparmio è tutta la comunità. Quindi ne approfittiamo di questo per fare gli auguri a tutti i cittadini. Purtroppo questa sera dovevamo fare alcuni sketch per quanto riguarda con gli amici della risata, però per problemi di salute di Nicola, sta poco bene, quindi mi dispiace, non si può fare. Naturalmente a Nicola auguro una pronta guarigione, perché stare ammalato di Natale credo che non sia una cosa bella. Prima però di passare a quello che è il piccolo riconoscimento che faremo ad alcuni cittadini, ringrazio la presenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Mi fa piacere vedervi, perché voi dovete imparare tanto, e noi siamo felici tutti quanti di vedervi qua questa sera, ma vorremmo che voi frequentaste sempre di più questa sala, perché credo che sia importantissimo capire e vedere cosa significa fare l'amministratore, amministrare un paese. Quindi vi ringrazio per essere venuti questa sera tutti quanti. Dicevo, prima di passare ai piccoli riconoscimenti che faremo, permettetemi di fare una piccola excursus su quello che è stato questo anno, ma su quello che saranno gli anni a venire. Naturalmente non posso non partire dal ringraziare tutti quanti per avermi dato quella soddisfazione di vedermi fare ancora il sindaco per la seconda volta. Quindi per me una grande soddisfazione, per me non solo, ma anche per tutta la mia maggioranza. Naturalmente soddisfazione che significa anche responsabilità, perché capite bene, il secondo mandato non è facile come il primo, perché il primo sembra tutto più, il secondo ci potrebbe essere un piccolo decadimento, quindi bisogna mettere in campo sempre più forza, più grinta affinché questo non accada. Naturalmente noi credo lo stiamo dimostrando abbondantemente che questo non ci deve essere, perché ci siamo prefissati tante cose, abbiamo fatto un programma elettorale impegnativo, quindi continueremo a lavorare come se fosse il primo mandato. Noi come aspettativa, come programma elettorale, soprattutto continueremo con le opere iniziate prima della tornata elettorale. Evidentemente mi riferisco alla scuola ex Montessori, alla scuola elementare e materna. A giorni dovremmo cominciare con il rifacimento delle strade, soprattutto la strada che va da San Donato a entrando Faggiano, il Rondò. Là abbiamo previsto in un primo momento di fare l'asfalto solo nelle aiuole, perché sapevamo che il cedimento dell'asfalto ci doveva essere per forza, quindi una volta che si è assestato il materiale faremo l'asfalto su tutto il Rondò. Poi abbiamo già fatto il progetto per fare alcuni marciapiedi nel paese e sicuramente rifaremo l'asfalto in tutto il paese. Abbiamo partecipato a dei bandi che riguardano la riqualificazione della vecchia sede municipale e anche l'ex Croce Verde. Abbiamo presentato un progetto che riguarda soprattutto delle associazioni. Staremo a vedere come si evolverà questo bando. Là c'è la possibilità che un'altra associazione di un altro comune possa venire
come dire, ad allocarsi nella nostra sede della Croce Verde, sempre in collaborazione con l'amministrazione e con altre associazioni del paese. Però questo significa avere un finanziamento e significa mettere a posto, diciamo, la ex sede della Croce Verde. Abbiamo partecipato anche a un bando per quanto riguarda la riqualificazione di Via Collina, là verranno dei campi di beach volley e un campo di tennis paddock, e un campo di tennis fatto tutto di vetri. Abbiamo previsto un impianto fotovoltaico al cimitero con annesse delle bici elettriche per rendere sempre il paese più ecologico, diciamo. La nostra previsione dell'impianto fotovoltaico al cimitero è quello sicuramente di abbassare, se è possibile, il costo delle lampade votive. Se riusciamo ad azzerarle proprio sarebbe una cosa ideale, però non voglio creare aspettative, quindi vediamo quanto potrà essere grosso l'impianto per poter poi decidere cosa fare. Altra cosa importantissima, che è quella che avete sicuramente letto tutti quanti in questi giorni, è il finanziamento che la Regione Puglia ha dato al Comune di Faggiano per l'acquisizione dell'area pinetata. Naturalmente va un grande applauso al Presidente Michele Emiliano e a Mino Borraccino, che sono state le persone che in primis loro proprio si sono impegnati affinché noi avessimo questo finanziamento. Naturalmente noi eravamo talmente decisi che comunque, anche se la Regione Puglia non ci avesse dato questo documento, questo finanziamento, noi con i nostri fondi avremmo comunque acquisito l'area pinetata. Perché per noi, ma credo che per tutta la comunità, acquisire quell'area significa sviluppo non solo per Faggiano, ma io credo per l'intera provincia. Quindi un treno che è passato, che sta passando, che non potevamo non prendere. Dopo 44 anni forse di battaglie forti, io lo dicevo anche l'altra sera, non ho vissuto in prima persona quelle battaglie, ma a sentire gli amici che sono vicini a me, sono state lotte dure, altrimenti avremmo visto quella pineta lottizzarsi. Quindi credo che noi abbiamo un polmone verde e dobbiamo saperlo mantenere e viverlo soprattutto. Noi organizzeremo quanto prima una manifestazione che vedrà sicuramente la presenza del Presidente Emiliano con l'assessore Borraccino, ma dobbiamo lavorare tutti insieme, perché oggi, domani, a giorni quando ci sarà il rogito, la pineta è del Comune di Faggiano, non del sindaco, dell'amministrazione, ma di tutti quanti. Quindi credo una gran bella cosa. Altra cosa, sono stato a Bari ieri a ritirare il premio quale comune riciclone. Siamo giunti quarti per i comuni fino a 10.000 abitanti insieme a Carosino, con la media annua del 77,1%. Diciamo che è una percentuale buona, una percentuale ottima, che ci allontana poco poco, diciamo, dagli anni passati, che siamo riusciti ad arrivare all'80%. Comunque noi avevamo anche previsto questa lieve flessione, perché diciamo che è fisiologica, anche dovuta al fatto che abbiamo iniziato una nuova gara, un nuovo tipo di raccolta, quindi questo ha fatto sì che quel un punto, due punti in meno, diciamo, era una cosa prevedibile. Ma a tal proposito ringrazio i cittadini, perché è sempre e soltanto grazie a loro se riusciamo a mantenerci nella parte alta della classifica dei comuni ricicloni. Abbiamo fatto la bonifica dell'amianto in tutto il paese. Noi abbiamo già fatto tutto, alcuni comuni ancora devono cominciare a fare i preventivi per quanto riguarda sia l'ASL che l'azienda che raccoglierà l'amianto. Quindi noi abbiamo anche bonificato una parte della pineta e un capannone vicino sulla strada per San Crispieri. Quindi un lavoro credo egregio e ottimo per quanto riguarda l'amianto, che come sapete bene è un qualcosa veramente di particolare. Ma chiudo con questo passando agli auguri, perché mi preme sottolineare, fare gli auguri veramente di cuore, partendo dai dipendenti del Comune di Faggiano, perché se un'amministrazione produce e fa tante cose, credo e sono sicuro, è così, lo si deve anche al grande lavoro che svolgono i dipendenti comunali.
dipendenti comunali e comuni che sempre di più, anno dopo anno, vedono diminuire il numero dei dipendenti e aumentare le cose da fare. Oggi lo dicevo proprio ai dipendenti in occasione dello scambio degli auguri, che bisogna un pochettino tutti quanti cercare di aiutarsi uno con l'altro, perché i tempi che verranno non sono tempi buoni, diciamo. Naturalmente noi cercheremo quanto prima di poter sostituire le persone che andranno in pensione. Un augurio alla Polizia Locale e ai Carabinieri per il grande lavoro che svolgono a salvaguardia della nostra incolumità. Poi permettetemi un grande augurio ai due parroci, a Don Alessandro e a Don Graziano, e naturalmente alle rispettive confraternite nei priori Pastore Emilio e Davide Cardea. Un grazie sentito, forte, permettetemelo di fare alle associazioni. Le voglio nominare tutte questa sera perché credo che un paese come il nostro, un piccolo paese di 3.500 abitanti, avere tante associazioni, associazioni con la A maiuscola, che fanno tanto per il nostro paese, credo sia una cosa molto ma molto importante per, diciamo, per la vivacità che ha un paese. Naturalmente non posso non partire dall'Associazione per le Tradizioni Popolari, che è una grande associazione. Io faccio gli auguri a tutte, li ringrazio per tutto ciò che fanno per il nostro paese. La Croce Verde, la Pallavolo, Volley Faggiano, Enzo De Monte, la Podistica, l'Associazione di Antonio Padrone, Associazione Calcio, la SD di Santo Corona, la Bocciofila, che grazie a loro tante persone di una certa età riescono a muoversi, a stare insieme, l'Associazione Idea Confronto, Pierangelo Capuzzimati, lo Ionio Jazz Festival, anche questa è un'associazione che dà tanto lustro al nostro paese. Si è aperta una bottiglia, non fa niente. All'associazione ALA, Associazione Lavoratori Autonomi, al WWF di Faggiano per il grande lavoro che svolgono anche loro, e la PS, la vecchia scuola spartana. Naturalmente manca l'associazione che organizza la mountain bike a Faggiano. Poi un ringraziamento a Pasquale Ficocelli, a Teletrio, perché ci dà la possibilità, non solo a noi, ma soprattutto alle persone che non vivono più a Faggiano, per ovvi motivi, di vedere quello che si fa nel nostro paese, ma quello che si fa oggi, che noi possiamo tra tanti anni rivedere, rivederci e avere dei ricordi bellissimi. Una sera ho visto una messa, forse un Natale, ho rivisto mia mamma in chiesa, quindi sono momenti particolari, credo che sono momenti che tutti quanti, belli per tutti quanti. Un augurio e un grazie ai miei amministratori. Grazie veramente di cuore per tutto ciò che fate per me, ma soprattutto per il Paese. Veramente grazie a tutti quanti. Grazie e auguri ai partiti politici. E prima di passare all'elenco delle nuove persone, non posso non ricordare e ringraziare fortemente Eliseo Vernile in primis. L'ultima cosa che ha fatto è stato quel cuore in piazza. Grazie Eliseo, una persona come tante altre che quando gli diciamo Eliseo ci serve questa cosa, mezz'ora dopo sta già con la saldatrice e il flex in mano sta facendo, quindi grazie Eliseo. Lo stesso dicasi per Vito Minetola, per Salvatore Pagano, per Giovanni Cannarile e mio fratello qualche volta. Poi ringrazieremo gli altri che si sono aggiunti quest'anno. E naturalmente un grazie anche al servizio civico per tutto ciò che fanno per sempre per la comunità. Guardate, questo può sembrare niente, però avere queste persone per un amministratore, per il sindaco, per gli assessori, per la comunità, che quando si rompe un piccolo interruttore alla scuola, avere Salvatore Pagano piuttosto che Francesco Grimaldi o qualcun altro che dopo mezz'ora va a sistemare la presa elettrica, credo che sia un qualcosa veramente di eccezionale
per la scuola, per i bambini, ma soprattutto per noi, perché chiamare una ditta diventa molto lungo, e questo all'inizio qualcuno diceva che si può chiamare lavoro nero. Io credo che questo significa soltanto aiutare la comunità. Ma vorrei passare al riconoscimento dei nuovi che riconosciamo questa sera. Se mi sono dimenticato qualcuno, scusatemi, però che dire. Faccio veramente gli auguri di cuore a tutti voi presenti, a tutta la cittadinanza di Faggiano. Auguri, dicevo prima, di cuore, perché arriva Natale, dice auguri, ci incontriamo così. No, io gli auguri che faccio li faccio con il cuore, e li faccio con un pensiero particolare. Non dimentichiamo la famiglia. La famiglia è una cosa fondamentale. Oggi forse stiamo anche un po' perdendo i valori della famiglia. Il papà, la mamma, i suoceri, loro hanno fatto tanto. Io credo che noi dovremmo sempre chiedere un consiglio. Poi è chiaro che bisogna fare sempre di testa propria, bisogna, no, però se tu senti un consiglio e vai a sbattere, lo dico sempre quando mi capita di fare i matrimoni o le pubblicazioni, se vai a sbattere con un muro a 100 all'ora ti succede una cosa, se vai a sbattere a 10, no, il danno è minore. Quindi sentire la famiglia, sentire i genitori, ritengo sia molto, ma molto importante. E quindi auspico che questo periodo natalizio, non dico ritorni come era tanti anni fa, che la famiglia si ritrovava tutti insieme per pranzare almeno insieme, ma ritorniamo a fare questo, perché ritengo sia molto, ma molto importante. Io passo a Piero per chiamare i ragazzi, i cittadini che hanno contribuito quest'anno a fare alcune cose per il paese. Permesso del sindaco, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei soltanto aggiungere alcune cose all'ampio già ventaglio di informazioni che il sindaco in maniera puntuale, concreta e precisa vi ha dato. Innanzitutto vorrei ringraziare il sindaco, perché è vero che noi lavoriamo magari anche sulla scorta di quello che ha detto prima il sindaco, però lui ci fa lavorare in maniera libera, in maniera autonoma, ovviamente con il rispetto di quelle che sono le regole del sindaco. Questo è bello lavorare in queste condizioni, perché noi riusciamo a toccare con mano di fatto tutto quello che facciamo. Un altro grazie vorrei farlo ai miei colleghi amministratori, assessori e consiglieri, perché Grassi da solo fa poco. Grassi insieme a Alfredo, insieme a Giannese, insieme a Campa, Claudio, Zaccaria, Maria Erò, il sindaco stesso, chi ho dimenticato? Piera Fragnelli. Facciamo un gruppo di lavoro determinato che si impegna. Sì, non me ne volere, ma Gianni, l'ho detto Campa, Mattia Patrono, un bel gruppo nutrito di persone competenti e coese. Quindi grazie anche a loro se questa macchina così complicata, perché da fuori sembra tutto semplice, quando entri poi, quando varchi la soglia del comune e arrivi all'interno, poi capisci che le dinamiche di fatto sono differenti, è molto più complicato. Quindi ringrazio gli amministratori, ringrazio le associazioni, e il sindaco già dal primo mandato mi diede la delega di curare i rapporti con le associazioni. Le vivo in maniera piena, in maniera viva, e sono delle persone meravigliose, splendide, che lavorano e si impegnano per questo territorio, per Faggiano e per la cittadinanza. Quindi un grazie caloroso veramente va soprattutto a loro, perché io di fatto ho il contatto diretto con loro. Detto questo, passeremo alla consegna dei, come rito vuole, insomma, ormai da un po' di anni, del riconoscimento. Però il riconoscimento è frutto di una collaborazione, di una cultura che ha preso il piede giusto a Faggiano, che di fatto si concretizza nel rapporto poi già solido che abbiamo avuto, che abbiamo con i cittadini. E questo qui, guardate, è meraviglioso, sapere, come dice il sindaco, sapere di poter contare su qualcuno che di fatto dà una mano a noi amministratori, alla comunità, è una cosa grande. Eliseo, oltre alle panchine, abbiamo sistemato insieme l'auditorium, abbiamo permesso l'apertura dell'auditorium per le recite di questo periodo natalizio, e quindi un contributo in più anche alla popolazione scolastica, che non va assolutamente trascurata, anzi probabilmente, non me ne voglia nessuno, va posta al primo posto
va messa in capo a tutti, perché loro sono quelli che diventeranno adulti, quelli che raccoglieranno i nostri frutti e cercheranno poi di portare avanti quello che hanno imparato e quello che noi siamo riusciti a trasmettere di fatto. Questa è cultura, dicevo, la conoscenza, la condivisione della conoscenza, ma la cultura prevede anche degli strumenti che sono vari. Quello che ognuno di noi riesce a mettere in campo, quello potrebbe essere uno strumento. L'importante è essere capaci a fare gruppo, a fare squadra, determinati esclusivamente per interesse del territorio. Il sindaco ha fatto accenno alla conquista, che ovviamente arriva dopo un lunghissimo periodo per quanto riguarda la Pineta. Gli amministratori, diceva il sindaco, possono poco, e la cittadinanza, le associazioni, tutti che dobbiamo unirci in questo senso, valorizzare quel bene, custodirla, perché è un bene nostro che ci appartiene e apparterrà un domani ai propri figli. Io chiudo, non voglio tediarvi più di tanto, quindi passerei direttamente alla... Sì. C'è qualche altro amministratore che vuole fare gli auguri? Piera? Maria? Gianni? Peppino? Sì, non abbiamo voluto il tavolo, il sindaco non ha voluto il tavolo stasera, quindi siamo un po' liberi tutti di parlare. Buonasera a tutti, mi fa piacere vedere tanti bei ragazzi, tanti bei giovani impegnati nell'attività amministrativa dei ragazzi. E vi invito, così come ha fatto il sindaco, a venirci a trovare quando volete, per confrontarci insieme, per pensare su a qualche idea, mettere su qualche progetto, siete i benvenuti. Ho visto che insomma siete un bel gruppo e ho avuto modo di conoscervi allo scorso consiglio, quindi siete i benvenuti, veniteci a trovare quanto prima. Mi accodo agli auguri che sono stati già fatti dal sindaco e dall'assessore Grassi. Certo, tante cose si possono dire per gli auguri di Natale, magari anche un po' vane o parole già dette e ridette. E i miei sono semplicemente un semplice augurio di un sereno Natale. Ognuno ha nel cuore un pacchetto che vorrebbe ricevere dal bambino Gesù a Natale. Il mio è un augurio che ognuno di voi riceva quello che tanto spera e agogna. Primo tra tutti è la serenità e la salute. Tanti auguri. Sta arrivando. Allora, dopo io vado alla fine. Picci Giovanni. Naturalmente Giovanni è tra quelle persone, come dicevo prima, che tutte le volte che abbiamo bisogno di qualcosa lascia la famiglia, lascia tutto e corre il nostro aiuto. Quindi un grazie di cuore a Giovanni. Profonda riconoscenza e apprezzamento da parte dell'amministrazione comunale, perché attraverso il vostro impegno incondizionato a favore della comunità avete contribuito a dare lustro a tutta la cittadinanza faggianese e a Faggiano. Grazie Giovanni. Adami Giuseppe. Un applauso a Giuseppe anche. Diciamo che la frase che abbiamo voluto scrivere è la stessa per tutti quanti, perché voglio dire, alla fine quello che fanno è uguale, chi più, chi meno, alla fine il risultato è quello di dare una mano all'amministrazione, ma contribuire, come dicevo prima, a fare qualcosa per la comunità. Grazie Giuseppe. Invito il sindaco dei ragazzi. Venite tutti, dai. Come? Questo è il consiglio comunale dei ragazzi. Non ci stanno tutti perché
questo è un periodo di influenza, diciamo. Il candidato, il sindaco è lui, il mio sostituto. Sì. Anche io. Stessa Marco Pio. Sindaco. Si chiama Andrea. Consigliere comunale. Pisarra Francesco, vice sindaco. Boellis Marina Rita, consigliere comunale. Cristiana Tavolaro, assessore alla cultura. Sara Fanelli, consigliere. Domenico Pagliano, consigliere. Naturalmente è bello vedere questi ragazzini. Al Consiglio Comunale Ragazzi, nella consapevolezza della necessità di coinvolgere i ragazzi nella vita pubblica del nostro Paese attraverso una loro partecipazione diretta ad alcuni aspetti dell'amministrazione locale e al vivere attivamente la comunità nel pieno rispetto dei principi dell'educazione civica e della vita democratica. Grande soddisfazione per tutti, dai ragazzi agli insegnanti che collaborano attivamente alla buona riuscita delle attività del Consiglio Comunale di Faggiano. Al Consiglio Comunale Ragazzi va il più profondo ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale per il lavoro svolto dai nostri ragazzi e per aver dimostrato quanto entusiasmo e quanto senso civico sia presente nei giovani consiglieri e attraverso loro in tutta la popolazione scolastica. Grazie ragazzi. Adesso diamo un piccolo riconoscimento, diciamo, una nuova associazione che è nata a Faggiano. Il presidente è il signor Sterrore Vito. Lo abbiamo fatto con tutte le associazioni, visto che è nata una nuova, abbiamo ritenuto opportuno dare un piccolo riconoscimento anche a loro. Presidente dell'Associazione Promozione Sociale Vecchia Scuola Spartana. Profonda riconoscenza e apprezzamento da parte dell'amministrazione comunale perché attraverso le vostre attività sportive e sociali date lustro a tutta la cittadinanza faggianese e a Faggiano. Grazie Vito. Vorrei approfittare soltanto di una cosa. Abbiamo qui il piacere, appunto, di avere il nuovo presidente dell'associazione podistica di Faggiano, Adriana Valdevies, che vorremmo salutare, vorremmo conoscerla, insomma. Sì. Oh, grazie a te. Ha sostituito l'avvocato Carmelo Caruso, sì. Quindi mi sembrava il caso di invitarla. Grazie. Affinché tutti potessero conoscere. Prego. Niente, quest'anno siamo di nuovo a darvi un po' di fastidio il giorno della Befana. Credo che saremo... Pronto? Sì. Ok. Credo che saremo un tantino di più, quindi ci dovrete sopportare quel giorno. Vi aspettiamo tutti perché comunque a chi vuole partecipare, ovviamente i ragazzini sono tutti invitati per la corsa per le calze e noi vi aspettiamo lì tutti in piazza Aldo Moro, giusto? Sì. Perché io non ricordo bene. E per noi e per voi, quindi noi vi invitiamo già da subito. Okay. Grazie per la vostra ospitalità come sempre. Faranno i 100 metri almeno il sindaco, il vice sindaco, Mimmo Sgobba, almeno 100 metri soltanto. 100 metri sì, non di più. Giannese 150 metri. Invito il signor Grimaldi Francesco. Naturalmente anche Francesco, per quanto riguarda la parte elettrica, gli abbiamo dato fastidio, tra virgolette, però sempre presente e, ripeto, è inutile stare a ripetere sempre le stesse cose. Grazie veramente di cuore a tutti quanti per quello che fate per la nostra comunità.
Corona Salvatore. Salvatore Corona credo che sia un genio a Faggiano, è uno di quelli che dove mette le mani funziona tutto. Veramente io ho avuto modo di conoscerlo, ma ho apprezzato le persone che mi hanno detto alcune cose che è riuscito a fare. Io gli ho dato, personalmente gli ho dato fastidio per sistemare 2 o 3 volte la sala consigliare, perché quando si fanno le manifestazioni poi il microfono nostro non funziona più, quindi gli ho dato fastidio 3 o 4 volte per fare qualche punto di saldatura, per sistemare le cose. Mi ha risposto positivamente, io e tutta la comunità e l'amministrazione lo ringraziamo in questo modo. Grazie Salvatore. Grazie a te. E poi c'è posa la telecamera. Naturalmente non potevamo non fare un ringraziamento a Pasquale Ficocelli, lo dicevo prima, grazie a lui noi oggi vediamo tutto ciò che è accaduto tanti anni fa. Diamo la possibilità, grazie a Teletrio, di poter vedere quello che stiamo facendo oggi tra tanti anni, ma soprattutto dare la possibilità a quei cittadini che vivono fuori della nostra comunità di poter vederci vedere diciamo le cose che organizziamo nel nostro paese. Al signor Ficocelli Pasquale, Teletrio Web Television, sempre presente, appassionato e fedele, testimone di tutte le manifestazioni culturali e attività istituzionali della nostra comunità. Ha raccontato e documentato le vicende locali divulgandole attraverso i social media. Per questa ragione l'amministrazione comunale esprime profonda riconoscenza e apprezzamento per il lavoro svolto, perché contribuisce a dare lustro a tutta la cittadinanza faggianese e a Faggiano, con una eccellente promozione territoriale non solo nella provincia ma in tutta Italia. Grazie Pasquale. Abbiamo fatto dei riconoscimenti anche a Mimmo Cardea, che ha sistemato alcune cose nella scuola media, che però non vedo questa sera, e a Mimmo Pastorelli, che ogni volta che facciamo qualche manifestazione ci presta il proiettore con la parete per proiettare le immagini. A Orazio D'Amato, anche lui tutte le volte che ci serve qualcosa si mette a disposizione. A Mingolla Salvatore, che non vedo nemmeno questa sera, a Adaldo Cavallo, e niente, questi qua poi glieli consegneremo noi, sicuramente saranno impegnati per altre cose. Cosa dire? Ripeto, mi dispiace il fatto che non ci siano gli sketch degli Amici della Risata, perché fare 2 risate credo che sia una cosa bella in questi periodi, ma perché siccome Nicola non sta poco bene. Io chiudo dicendo di restare ancora un altro po' con noi, stappiamo delle bottiglie, ci mangiamo un pezzo di panettone, e augurarvi ancora tanti ma tanti auguri e un felice e sereno anno nuovo. Ci siamo dimenticati Dario Amorosi, poi con l'auspicio che torni presto, perché il padre da un po' di tempo che sta male, quindi credo che... Quindi anche Dario, tutte le volte lo chiamiamo, è successo un po' di giorni fa, l'ho chiamato per una cosa e mi risponde da New York, ho detto ma dove ti trovi? E poi, no? Quindi è chiaro che tutti i genitori vorrebbero i propri figli vicino a casa, io sono tra quelli che sono rimasto io e mia moglie a casa, vabbè, questa è la vita. Va bene, ancora tanti auguri a tutti, veramente di cuore, per un sereno Natale e un felice anno nuovo. Grazie e accomodiamoci a mangiare un pezzo di panettone. Grazie ancora.
Grazie.